Un evento sicuramente di grande risonanza nazionale ma anche internazionale, considerando anche il posto in cui siamo. Oggi diciamo, tutta l'amministrazione, diversi deputati ma tanta gente comune ha ritenuto volere partecipare a questa manifestazione che rappresenta cosa, Sindaco? La gloria non è mia, e tutte queste persone che sono venute qua non sono venute per il sindaco di Real Monte, ma sono venuti giustamente per difendere la Scala dei Turchi, perché siamo qua per questo. Che cosa rappresenta questa manifestazione? E noi vogliamo dire, e lo abbiamo detto anche attraverso un atto di citazione in tribunale, che la Scala dei Turchi appartiene ai cittadini del mondo, a tutti i cittadini del mondo che arrivano qua. Voi sapete che arrivano dalla Cina, dal Giappone, dall'America, si fiondano sulla Scala dei Turchi da tutte le parti del mondo. Da sempre, da tempo immemorabile, la Scala dei Turchi è stata sede di gente che è venuto qua a vedere il tramonto, a fare il bagno, a pigliarsi il sole, quindi sempre di uso pubblico. Noi vogliamo dire proprio questo, che è stata sempre di uso pubblico, nessuno ha rivendicato fino a 3-4 anni fa la proprietà di questo bene. Questo bene quindi appartiene ai cittadini di Real Monte perché ricade nel territorio di Real Monte e in senso lato ai cittadini del mondo che liberamente sono venuti e verranno qua. Noi abbiamo, dicevo, presentato depositato un atto di citazione al Tribunale dove diciamo proprio che il proprietario del bene è il Comune di Real Monte, che lo ha sempre avuto, che lo ha sempre posseduto e quindi per usucapione. Siamo qua a sostenere questo e a fare chiarezza su questo punto. Ecco, i passi legali quali saranno? Sicuramente voi avete attivato un percorso normativo, per cui se ci può aggiornare. I passi legali sono proprio questi, l'atto preciso è l'atto di citazione depositato in tribunale e poi ci opporremo a qualunque perimetrazione, ci opporremo a qualunque tipo di gestione da parte di chi che sia.